Adesso determinandoci si gioca con Horito Zero Dawn, oggi si va avanti ancora. Palla con Rost. Aloy. Dobbiamo parlare. Eccolo qua. Bene, è ora. Parla. Sei pronta? Sì, suppongo. È più rumoroso del previsto. Perché non sei mai stata così vicina? Tutto è più grande da vicino. Presto ti sarà familiare, come a casa. Questo non lo so. Cerca l'alta matriarca Tirsa. Ti aiuterà. Altre preoccupazioni? Va bene, sono pronta. Ci vediamo presto a casa. Non mi troverai più lì, Aloy. Ecco. Prendi questo come ricordo. Perché parli come se non dovessimo più rivederci? No. No. Dovresti restare con la tribù. E io sarò sempre un emarginato. Ma te l'ho detto, ho pensato a tutto. Verrò da te in segreto. Sarò io a infrangere la legge, non tu. Tu non dovrai nemmeno parlarmi. Questo attaccamento a me ti sarà soltanto d'intralcio. Desidero che tu ti integri nella tribù. Hai vissuto isolata troppo a lungo. Non è stato così finora. Per il tuo bene. Devo andare dove non potrai mai trovarmi. Questo. Questo è un addio. No, non lo è. So come seguire le tracce. Ovunque andrai, io ti troverò. Non stavolta. Stavolta. E per sempre. E indosserò questo quando ti troverò. Che la madre ti assista, Aloy. Anche te. Poi vedrò dove portano le sue tracce. Torna indietro, emarginata. O sanguina. È una tua scelta. Largo, spostatevi! Audaci, fatela passare. Lei è la benvenuta. Il cuore della madre è aperto per te. Vieni, la maggior parte dei Nora non è come quegli idioti. Tu sei Tirsa. Chi altri se no? Vieni con me. Attendo questo giorno da molto tempo. Sul serio? Oh sì. Ma per il momento devo lasciarti. Ho altri stranieri da tenere al sicuro stasera. Tu cosa? Emissari di un'altra tribù, i Karja, venuti ad assistere alla prova nonostante i Nora li odino. Karja? Ma questo è un mio problema, ne parleremo dopo. Nel frattempo goditi la festa. Oh, lungo il sentiero a destra troverai un amico che non vede l'ora di vederti. Ma io non conosco nessuno qui. Raccontalo a lui. Parleremo più tardi. Che la dea ti protegga. Che sta succedendo? Aloy! Sei tu, vero? Sei Aloy, giusto? È così che ti chiami, vero? Sei tu il vecchio amico di cui parlava Tirsa? Non ti conosco. Oh, non ti ricordi di me? Beh, è stato molto tempo fa. Mi chiamo Teb. Eri la metà di me quando mi hai salvato da una mandria di macchine. Mi ricordo. Volevi ringraziarmi. Non l'ho mai dimenticato. Ho sempre sperato di rivederti, se avessi partecipato alla prova. Come vedi, non ho avuto successo come cacciatore. Servo la tribù come tessitore, invece. Creo ornamenti e corazze.
In vista di questo giorno ho realizzato un abito per te. Spero ti piaccia. Quanto mi costerà? Costare? Nulla! Consideralo il grazie che ho cercato di darti anni fa. In ritardo. Non hai preso la... Non hai preso l'abito che ti ho creato. Forza! E tu... Ecco. Provalo quando ne hai l'occasione. Grazie, Teb. Non ho mai avuto nulla del genere prima. Ora è tuo. Vedrai che offre molta più protezione di quello che indossi. Ogni abito ha i suoi vantaggi al giusto compromesso. Va bene. Basta farti perdere tempo. Vai alla loggia delle matriarche se vuoi trovare Tirsa. La riconoscerai. È una grossa costruzione in legno con una folla furiosa all'esterno. Tirsa ha detto qualcosa su emissari di un'altra tribù? Sì, per questo sono arrabbiati. Sono i Karja, in visita alla Terra Sacra dopo tanti anni. Mi aspetto di vedere volare dei pomodori, forse sassi. Spero non delle lance. In ogni caso... Stai attenta. Allora. La musica e i festeggiamenti prima del tempo. Caldo quanto un incendio. Jarg, scendi subito di lì! Non ti basta essere ubriaco? Perché devi metterti a scalare case? Dovrete raccontarlo voi quando non ci sarò più. In principio, la madre... Aloy, di qua! Karst? Attento. Come dimmi... Ora non fare così. Non vedo l'ora di vedere certe facce quando vincerai. E se ti servono scorte dell'ultimo minuto, ci penso io. Ti farò un buon... I tuoi frammenti. Come faccio a divertirmi con camminare infedeli carte in giro a profanare la terra? Fra un attimo benediremo la prova. Ma prima dobbiamo accogliere gli ospiti. Da 2 anni ormai siamo in pace con i Karja. È tempo di recuperare i legami di scambio con Meridiana.
Questi emissari oggi sono venuti da noi in segno di pace. Pace? Quale pace? Un annuncio di gratitudine, scritto per mano del Re Sole. Prendi, maledetto! Ehi, ehi, giù la frutta! Fedeli Nora, giù la frutta! Sono Noseram, non un Karja. Quindi sarò molto franco, il 13° Re Sole era un pazzo omicida. Oh, è così? Un tiranno e un mostro. Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici come la vostra. Ha rapito anche mia sorella. Io odiavo i Karja. Ma il 13° Re Sole è morto 2 anni fa. E chi l'ha ucciso? Il 14°. Già. E non perché volesse il potere, ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre. Giulio! Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere è una richiesta di scuse. Giunge dalle labbra del 14° re. E quindi potreste prestargli attenzione. Grazie. Un annuncio di gratitudine, scritto per mano del Re Sole Avad, 14° sovrano della stirpe raggiante. Sembra che ci vada bianca. Tirsa è esagerato stavolta. Dispositivo sconosciuto rilevato. Cosa significa? Nelle nostre terre. Dovremmo scordarci quello che i Karja hanno fatto alla tribù. La luce del sole, grazie agli alberi più robusti. Forse i Karja sono qui per fare ammenda. Non gli negherò la possibilità. Indossa un focus, come il mio. Preghiere che possano ergersi forti nel sole. Sono dove ha trovato la vostra udienza alla dea per averci accolto nella braccia. Oltre a te non ho mai visto nessuno con indosso un focus. Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi? Ma è impossibile. La tua tribù teme i luoghi antichi. Li proibisce. Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh, forse non lo sei. Ci hai rovistato nelle rovine del mondo di metallo. Che cosa c'è? Scusami. Un'anomalia. Olin, vedo che ti stai dando da fare, eh? Torno fra poco. Aspetta. No, parliamo dopo. Devo andare. Wow, sembra più sbronzo di quanto pensassi. Ehi, vedo che hai lo stesso gingillo che Olin tiene in testa. Da quando quegli affari vanno di moda? Il suo nome è Olin. Chi è? E questo dove l'ha preso? È soltanto un rovistatore con amici importanti. Passa metà del suo tempo tra manufatti e l'altra metà a bere o a scommettere. Quanto al gingillo, l'avrà rinvenuto da qualche parte. È solo uno strano gioiello che si è messo in faccia. Senza offesa. A te sta benissimo. Credevo che il tuo amico finisse sotto una pioggia di frutta, ma tu hai placato gli animi. Grazie. Mai avrei pensato di farcela. I Nora sono ancora infuriati con i Karja per via dei giorni rossi. Come dargli torto? Dovrei avviarmi verso la benedizione. Già. Senti, forse non dovrei dirtelo, ma è chiaro che tu non appartenga a questo dimenticatoio. Voglio dire, sei sveglia, palesemente in gamba, e beh, andiamo, guardati. Di che cosa stai parlando? Lo sai bene. Se vorrai venire a Meridiana, cercami. Ti porterò in giro e ti presenterò alla gente. Sarebbe una nuova vita, se mai volessi. Ti presenterei perfino a mia sorella. Conosce molta più gente di me. Credevo fosse stata catturata e uccisa dall'ultimo Re Sole. Catturata, sì. Uccisa, no. Ci vuole più di qualche Karja per finire Ersa. È fuggita. E ora è il mio capitano dell'intera avanguardia. È una bella storia. Magari te la racconto davanti a un bicchiere. Comunque anch'io devo andare alla benedizione. Ci vediamo in giro, magari. Ricordarci quello che Karja ha fatto alla tribù. Madre, dammi la forza. I Karja si sono presi la mia sorellina nelle razzie di 5 anni fa. Forse
inizierà quando i candidati saranno pronti. Aloy, vieni a prendere il tuo posto. La lanterna della preghiera è tua. L'ho fatta per te. Blasfemia. Sorelle. Candidati, davanti a voi troverete la lanterna della preghiera creata da vostra madre. In suo onore, alziamo la fiamma. In onore di Rost, per avermi fatto arrivare qui. Ascoltaci! Cos'è un figlio? È la speranza della madre che prende volo. Una fiamma luminosa che ascende nell'aria e fluttua libera nel vento, che naviga nel cielo, si attenua e scompare. È così che la catena di amore si tramanda di persona in persona. Ecco, il passato. Ho alcune domande da farmi. Peccato che quel musicista non sia tornato quest'anno. Sai, quello coi capelli lunghi e... senza madre. Come hai detto? Trovati un letto, Reietta, e sogna di vincere la prova. È l'unico modo che hai per farlo. Oh, questo è il dormitorio. Con te a fare la guardia credevo che fosse la latrina. La tua. Bene, bene. Ma guarda chi spunta dalla natura. La reietta senza madre. Vedo che hai ancora la cicatrice dove ti ho colpito col sasso. Quello sì che è un bel ricordo. A volte sei davvero odioso, Bast. Falla finita. Ho dimenticato qual è la mia birra preferita. Ah, e cerchi pure di vestirti da vera Nora. Ma non inganni nessuno. Quindi è così che funziona con te, eh? È così che funziona con chiunque, Reietta. Il tuo posto è là fuori, non a cuore della madre. E non meriti di partecipare alla prova. Lo senti? Sai che sei destinato a perdere. Ah, mi sono allenato tutta la vita per la prova. Non ho paura di te. Non ho paura di nulla. Davvero? Chi è sicuro è calmo. Tu non lo sei. Sai... Penso spesso a quando ti ho fatto quella cicatrice. È un dolce ricordo. Lo credo bene. Se Rost non avesse deviato il mio sasso, ora ti mancherebbe un occhio. Ma immagino che tralasci sempre questa parte quando la racconti, vero? Quel giorno ti ho marchiato per la tua vergogna. Quello che hai fatto è rendermi più forte. Tu aspetta. Domani vedrai. Sì, come no. Che noia. È ora che Bast si riposi un po'. Sarai tu a restare sorpresa domani, non io. No, terrai la bocca chiusa. Sì che mi sorprenderei. Ottimo lavoro con Bast. Ora starà zitto. Fino a domani, ovvio. Non credo di conoscerti. Sono Aloy. Oh, ma io so chi sei. Sei l'avversaria. In molti finiranno la prova, è sicuro. Ma vincerla? Soltanto Bast, tu o io? Vala. Piacere, Vala. È vero. Domani vincerò io. Mai festeggiare una vittoria prima di averla ottenuta, cara. Mia madre lo dice sempre. Ora, se non ti dispiace, devo andare a dormire.
Dovrò essere ben riposata quando ti distruggerò domani. Quando vuoi, il tuo letto è qui. Ok, grazie. Non la lascia in pace. Allora, è il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. In qualche modo è affascinante. Accogliente, basta abituarsi. È questo il problema. Credo che troverai il tuo posto. Sì, ora riposati. Audaci, preparatevi! Che devo fare perché tu te ne vada? Cervabito! Un cervabito! Diamoci da fare! Il tuo trofeo si è spaccato, Reietta! Sembra che te ne serva un altro! No! Thank you.
devo recuperare. Calma e costanza. L'importante è finire. Ne manca solo una. Dov'è l'emarginata? Era dietro di me. Sembrava forte. Sei ultima adesso. Potresti anche arrenderti, sai? Vincerà basta, vale. Ma tu diventerai un audace se finirai la prova. Ferma! È un vecchio sentiero. In due sono morti l'anno scorso. È in rovina ormai. Meglio arrivare ultimi che rimetterci la pelle, no? Wow, 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 wow! Per la madre, sei impazzita! Così finirai per ammazzarmi! Non sarà affatto facile! Sei pazza, passare di lì! Ora non si torna più indietro! Adesso fermati qui! Ci fermiamo se vi piace il video, lasciate un like, se qualcosa iscrivetevi, ciao, alla prossima!